Benvenuti sul mio canale YouTube, nuotiamolo, non dimenticate di contrassegnare sempre il canale con il pollicione, di iscrivervi e lasciare commenti. Bene, come sapete le piscine di Siena sono gestite dalla WISP, che è un acronimo di Unione Italiana Sport per Tutti. Oggi vorrei parlare con il mio amico e nonché collega e direttore degli impianti natatori, per farvi entrare in questo mondo, no? Nel dietro proprio di queste, nel dietro le quinte, farvi vedere quanto lavoro ci mettiamo e quanto cuore è necessario avere. Andrea, tutto a Ciao posto? Raffaele, Ciao tutto Andre, bene? Tutto bene? tutto a posto. Senti, allora, volevamo una prima domanda. Spiegaci bene WISP. Cosa significa? Vai. Volentieri, allora, come hai detto te, appunto, WISP sta per Unione Italiana Sport per Tutti. È un'associazione di sport per tutti che ha l'obiettivo di estendere il diritto allo sport a tutti i cittadini. Lo sport per tutti è un bene che interessa la salute, della qualità della vita, l'educazione e la socialità. Quindi WISP è una grande organizzazione che promuove sport e sociale ed è tra le più grandi organizzazioni sociali del nostro paese. Infatti WISP è presente in tutte le regioni, province e in molte città, con ben 100 regionali e territoriali, tra cui appunto in questo caso il nostro comitato, quello di Siena, di cui è presidente Simone Quacciani. WISP vanta ben 19 settori di attività, come il calcio, la pallavolo, la pallacanestro, la vela e tante altre, tra cui appunto abbiamo anche il nuoto che è, diciamo, il nostro cavallo di battaglia in questo caso. Quindi parliamo di piscine di Siena, in questo caso di Amendola e Acqua Calda, però come WISP abbiamo la gestione anche di altri impianti nella provincia. Bella storia, una bella società, da tanti anni ne facciamo parte. Bene. Esatto. Diciamo che in questi ultimi anni soprattutto insomma, ci siamo un po' allargati con Montepulciano Stazione, Abbadia San Salvatore, alcune gestioni estive, però insomma siamo in tanti, siamo diventati tanti ormai. Una grande famiglia, eh? Esatto. Senti, sicuramente ormai è di attualità, Covid-19. Raccontaci un po' della piscina di Siena, come hai intenzione di affrontare il Covid, questa attualità, questo virus Covid-19. Intanto lo cerchiamo di affrontare stando a casa il più possibile, perché inizialmente, almeno per quanto a mio parere, quindi inizialmente non era, l'abbiamo preso un po' sotto gamba, perché non penso che nessuno pensava di arrivare a una cosa gigante come ci troviamo ad affrontare oggi. E come piscine abbiamo inizialmente, quindi quando eravamo alle prime fasi, abbiamo cercato di, diciamo, portare avanti qualche giorno, diciamo, tutte le nostre attività e il servizio. Si faceva la sanificazione Esatto, molto spesso. sì, diciamo, nei primi giorni avevamo stabilito un protocollo per quanto riguarda la sanificazione, per quanto riguarda la sterilizzazione di tutte le apparecchiature. Giornalmente, con cadenza oraria, venivano fatti dei passaggi con macchinari a base di cloro. A chiusura, la ditta delle pulizie aveva logicamente la parte, insomma, tutta di tecnica nella pulizia di tutti gli ambienti, e in più come collaboratori in questo caso avevate tutta una serie di direttive da rispettare, anche se inizialmente non era facile magari applicare tutto quanto. Successivamente, quando insomma si sono la cosa si è un po', diciamo, questa chiazza d'olio si è iniziata ad allargare, abbiamo preso quindi la decisione, che risale al primo sabato del mese, di chiudere gli impianti, e successivamente appunto messo fuori Il 7 marzo. il Va 7 bene, marzo. abbiamo un'altra domanda interessante che forse insomma può essere interessante. I progetti estivi,
cosa ne sarà di quest'estate? Speriamo che ci sia, di poter star fuori. Esatto, la speranza è quella appunto di riprendere il prima possibile, anche perché come WISP, da come abbiamo detto, dal 7 di marzo, non è che ha premuto un interruttore e ha spento tutto, è calato il sipario. A oggi ancora gli impianti, è una macchina che sta andando avanti, perché comunque l'acqua ha bisogno di essere trattata, ha bisogno comunque di una serie di manutenzioni, ha bisogno comunque di tutti i processi chimici che non possono essere bloccati per 1, 2, 3, 4 mesi e poi ripresi a distanza di tempo. Quindi attualmente è una macchina che sta ancora girando. Logicamente, quando si parla di salute non c'è da scherzare, e quindi noi attendiamo che questa fase, questo stop forzato, passi il prima possibile. Siamo pronti a riniziare più forti di prima, perché l'anno scorso i campi estivi, tutte le attività, quando parliamo di estate, parliamo di un sacco di attività. E l'anno scorso è stata veramente una bella estate, anche perché l'arrivo appunto di tutti i ragazzi porta grande entusiasmo, porta. E noi cercheremo al momento in cui avremo tutta una serie di direttive, in base a tutto quello che poi ci sarà con queste direttive, cercheremo di ripartire più forti di prima, garantendo a tutta la nostra utenza, a tutti i servizi, di riprendere tutte le attività. E soprattutto di ricondividere i nostri collaboratori con tutte le persone, perché poi, insomma, c'è bisogno anche di questo. Sicuramente sì. Grazie Andrea, grazie a tutti. Non dimenticate di lasciare il pollicione all'insù per domande e qualsiasi cosa. Scrivete. Magari Andrea ci farà il piacere di tornare un'altra volta a parlare di qualsiasi cosa ci fosse bisogno. Bravo, grazie Andrea. Saluti sportivi dal vostro Raffa.